Dopo un mese e mezzo di veleni, polemiche e quant'altro, anche a Cerignola nel Vogiano si è conclusa la campagna elettorale. Adesso lo spazio viene lasciato agli elettori che voteranno domenica dalle 7 alle 23, sia per le amministrative che per le regionali. Ieri ultimi comizi. Franco Metta del Movimento Politico La Cicogna ha parlato a Piazza Duomo chiedendo ai cittadini di votare per il cambiamento. Tommaso Sgarro ha chiuso la sua campagna davanti alla Villa Comunale mettendo in evidenza tutto quanto è avvenuto e soprattutto di non essere stati coinvolti in polemiche. Gerardo Bevilacqua ha concluso la sua campagna elettorale giovedì scorso con un altro dei suoi show ed è diventato uno dei personaggi che è stato intervistato anche in ambito nazionale. Paolo Vitullo, candidato di un centrodestra falcidiato, ha concluso a Piazza Matteotti il suo cammino, mettendo in evidenza anche le polemiche ed invitando la città a dare ancora fiducia al centrodestra. Altri candidati sindaci di esponenti e liste civiche Movimento 5 Stelle ed altri hanno chiuso la loro campagna elettorale a Viale Roosevelt e al Teatro Mercadante. Oggi silenzio, domenica si vota per le amministrative regionali dalle 7 alle 23.